C'era una volta un lupo che viveva in aperta campagna. Un giorno, mentre camminava nei campi, vide un'infinità di spighe e si avvicinò per curiosare. Era orzo e sebbene fosse pronto per essere raccolto, egli lo lasciò lì perché tanto non poteva mangiarlo. I lupi, infatti, sono animali carnivori e non mangiano né l'erba né le piante. Chissà se si nasconde qualche animale tra quelle spighe, pensò tra sé e sé, ma dopo una perlustratina constatò che non vi fosse nessuno. «Ho fame, uffa!» esclamò, «ma non c'è nulla da mangiare!» e desolato se ne andò. Lungo il cammino incontrò però un cavallo, che come noto è ghiotto di orzo, e andandogli incontro gli chiese, «Ciao cavallo, hai già mangiato?» «Non ancora, perché?» replicò il cavallo. «Perché ho trovato un campo di orzo», continuò il lupo, «e non l'ho mangiato per lasciarlo a te. Vieni che ti porto». Il cavallo lo seguì ed il lupo pensava già a come sbranarlo una volta arrivati. «Aspetterò che chini la testa per mangiare l'orzo e poi lo divorerò». Giunti a destinazione, il lupo gli indicò il campo e disse: «Vedi, è tutto per te. Mangia pure. Io ti guardo, tanto a me piace anche solo sentire il rumore dei tuoi denti mentre mastichi». Il cavallo, a quel punto, capita la situazione, concluse: «Amico mio, se i lupi potessero mangiare l'orzo, tu non avresti anteposto il piacere delle orecchie a quello dello stomaco». E girandosi, se ne andò. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che le persone di indole malvagia, anche se manifestano buone intenzioni, non vengono credute. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.